ringrazio Luisa Filippi, va, funziona, e assessore Luisa Filippi, grazie di essere venuta, benvenuti a tutti voi al nostro seminario sulle memorie d'Europa, appunto per la festa dell'Europa. Saluto appunto i nostri ospiti e ti ringrazio di essere venuti a questo curioso seminario che abbiamo cercato di immaginare pensando a cose che potessero avvicinare il percorso che il Trentino sta facendo in questo momento sull'Europa, è uno dei capitoli più tragici della storia di questo continente, visto che la prima guerra mondiale è spesso considerata la prima guerra civile europea, visto che il lavoro che il Trentino sta facendo intorno a questo tema per i prossimi anni, da anni in realtà, è estremamente rilevante, abbiamo cercato di immaginarci a nome dell'Osservatorio Balcani Caucaso, più vicino, più lontano, fermi, chi lo sa, proverò a essere più stabile. Abbiamo cercato di immaginarci un ragionamento su un altro paese dell'Europa che non fosse direttamente tra i nostri paesi di monitoraggio come l'Ungheria, ma con un più vicino. Continuano ad andare bene sul microfono, boh, scusatemi. Un paese con il quale i Balcani, la Turchia e il Caucaso, che seguiamo nell'accezione estremamente ampia che noi abbiamo dato loro, in realtà si confrontano. L'idea di confrontare l'esperienza trentina con quella dell'Ungheria, in parte legato al fatto che dell'Ungheria si parla nella cronaca politica anche italiana, proprio su tematiche che riguardano la difficoltà di elaborare il passato, e certamente il capitolo della Prima Guerra Mondiale è uno dei capitoli più dolorosi della storia ungherese, che ancora torna con una certa frequenza, non è il solo, ma certamente è uno dei più importanti. E, peraltro, il Trentino e l'Ungheria hanno condiviso due volte lo spazio politico nella storia, adesso non vado nella storia moderna ma nella storia contemporanea, e quindi chiaramente l'esperienza dell'Austro-Ungheria e adesso il comune spazio politico europeo in costruzione. E, dicevo, è anche un paese di grande interesse per i Balcani, ci sono minoranze, mi guarda male sempre per il microfono, adesso ho paura di essere rimproverata. Arrivo. Farò il possibile, giuro. No, scusate voi. È interessante per i Balcani perché ci sono delle minoranze ungheresi molto impegnative, soprattutto in Romania, ma non soltanto, nella Croazia non significative, ma qualcosa di più importante forse per quanto riguarda la Serbia, senza andare oltre. Ma al di là di tutto, insomma, l'Ungheria come noi si appresta ad accogliere un nuovo paese membro, che è la Croazia, che tra qualche settimana diventerà un paese con il quale condivideremo le istituzioni. E quindi è chiaro perché abbiamo scelto questi due ospiti, abbiamo scelto Lorenzo Baratter, coordinatore provinciale del centenario della Grande Guerra, per l'impegno del Trentino su queste tematiche e per discutere con lui di come il Trentino vive un rapporto con il passato, con la politica del presente, non so se solo il microfono, la mia lontananza, vicinanza o il suo cattivo funzionamento, ma va e viene. E Stefano Bottoni, che lavora tanto a Bologna, all'università, che all'Accademia Ungherese delle Scienze Sociali, e di Ungheria si è occupato per molti anni proprio in relazione alla storia del Novecento e alle tematiche migratorie. È evidente per noi che nella giornata della Festa dell'Europa è importante portare attenzione non soltanto sulle sfide di natura finanziaria che ci stanno tenendo così sulle spine in questi mesi, ma riportare attenzione sull'identità comune, sul nostro passato così malamente rielaborato. Certamente non c'è solo la Prima Guerra Mondiale, ci sarebbe tanto da discutere intorno al trauma della divisione del continente durante la Guerra Fredda, alle conseguenze delle guerre nei Balcani in tutta la regione, quindi tanto per l'Ungheria che per noi, e comunque insomma di vicende problematiche su cui riflettere bisogna soltanto scegliere da dove cominciare. Certamente per poter procedere negli allargamenti sarebbe opportuno
provare a, non so, la tecnologia, qualcuno qui è esperto, non è tutta colpa mia, ditemelo. Non so se a questo punto lo eliminiamo, però credo che non sia utile per la registrazione. Ne arriva un altro, un secondo. Grazie, non credo di essere solo io che mi agito, però. Grazie mille, grazie mille. Avrei dovuto mettere a prova gli ospiti per vedere se era solo un difetto mio. Di certo, appunto, la riflessione sul passato sarebbe di grande aiuto anche per il superamento della stretta attualità politica. Allora, scegliamo di far parlare prima il nostro ospite forestiero. Direi che a Stefano Bottoni, come poi a Lorenzo, chiederei di dare un inquadramento su queste questioni, un quarto d'ora per ciascuno, e poi magari riprendiamo in mano il dibattito con il coinvolgimento anche del nostro pubblico. So che Stefano dovrà scappare verso le 7, pochi minuti dopo, e quindi non voglio perdere l'occasione di un dialogo aperto. Stefano, tra l'altro, ha pubblicato tanto anche sulla parità dell'Ungheria e si è posto in una visione diversa da quella di molti commentatori italiani su quello che stava avvenendo in Ungheria in questi anni, e in qualche modo sull'interpretazione un po' così sbrigativa che noi stessi abbiamo dato nel nostro volantino pubblicitario dell'evento, forse avrebbe da ridire rispetto alle svolte autoritarie o ai pericoli di svolte autoritarie dell'Ungheria di questi anni. Di certo, al contrario, ci riporta sull'importanza in realtà della crisi economica per il ritorno del peso del passato nella storia nel presente ungherese. Ma lascio direi la parola a Stefano per riuscire poi a fare lui un po' di domande e approfondimenti successivi.